Il moto oscillante smorzato della barretta è simile al comportamento di un circuito RLC in cui il condensatore viene prima caricato con un generatore esterno, dopodiché il generatore viene escluso dal circuito e il condensatore viene lasciato scaricare attraverso l'induttanza, cioè la bobina, l'induttore e il resistore, chiudendo questo interruttore sulla maglia superiore. L'analogia è giustificata dal fatto che l'equazione del moto della barretta è uguale all'equazione differenziale del circuito RLC serie, togliendo la forzante, cioè il termine noto che sarebbe la FEM data dal generatore. Dunque, togliere la FEM forzante del generatore e lasciar partire il circuito RLC da una situazione iniziale di massima carica del condensatore precedentemente caricato corrisponde ad aver caricato la molla della barretta e lasciare andare la barretta da ferma da questa posizione di molla allungata. Il condensatore si comporta come la forza elastica, cioè il termine di ordine 0 Kx, grazie all'energia, cioè la carica elettrica che ha accumulato sulle armature. Quindi il condensatore rappresenterebbe la molla. La resistenza, che entra nel termine di prim'ordine, è l'analoga della forza magnetica frenante e infatti entrambi questi termini sono termini dissipativi perché, come abbiamo visto prima, la resistenza dissipa energia per effetto Joule e anche la forza magnetica frenante fa lo stesso. Infine, l'induttanza è il termine del secondo ordine e corrisponde al termine di secondo ordine dell'equazione differenziale della barretta oscillante. Come la barretta compie oscillazioni smorzate, anche questo circuito RLC, lasciato libero di caricarsi e scaricarsi sulla maglia superiore, descrive oscillazioni smorzate, nel senso che il condensatore trasferisce la sua energia elettrostatica all'induttanza e l'induttanza la restituisce al condensatore. E questo accadrebbe conservando l'energia se non ci fosse la resistenza a dissipare per effetto Joule. Esattamente come la barretta oscillerebbe senza smorzarsi se non ci fosse il termine di prim'ordine, cioè la forza frenante. In tal caso l'energia della barretta, o meglio della molla, si trasferirebbe da tutta energia potenziale elastica all'estremità a tutta energia cinetica al momento in cui la barretta passa per il centro. La stessa cosa accade al circuito RLC senza resistenza, perché la massima energia immagazzinata dal condensatore si ha nel momento di massima carica, per esempio positiva, e poi negativa, cioè la carica a rovescio. Mentre il condensatore cede tutta la sua energia temporaneamente all'induttanza nel momento in cui è più veloce di tutti la sua scarica, cioè nel momento in cui il condensatore per un attimo si trova scarico, prima di caricarsi nel verso opposto. La presenza della resistenza invece fa dissipare progressivamente l'energia elettrica in calore e quindi il condensatore ogni volta si carica nel verso opposto ma si carica sempre meno. Come la barretta ogni volta oscilla destra-sinistra ma oscilla sempre con minore ampiezza.